Da alcuni anni è acceso un dibattito sulla necessità di riformare i paradigmi educativi. Questo dibattito è stato foraggiato dall'avvento delle tecnologie e da tutta la discussione relativa all'introduzione delle tecnologie nella scuola, anche se non si può dire, come dire, che le due cose siano, cioè sono correlate l'una con l'altra, ma potrebbero avere anche due percorsi paralleli. Si potrebbe fare un discorso sulla necessità di riformare i paradigmi educativi anche indipendentemente dalle tecnologie. Alcuni pensatori lo fanno, basti pensare al famoso video di Ken Robinson, che su YouTube ha guadagnato diversi milioni, credo ormai, di viste, che mette a tema proprio questo. Dice: siamo ancora convinti che il modo in cui la scuola è strutturata, che la scuola che conosciamo, sia quella che risponde meglio alle nostre esigenze, e si pone questa domanda al di là delle tecnologie. L'avvento delle tecnologie e tutte le domande che hanno portato con esse su se e poi come introdurle nei processi di apprendimento e di insegnamento ha naturalmente accompagnato l'altro, quindi l'uno ha foraggiato l'altro, vanno a braccetto. Per cui siamo in questa situazione, siamo in una situazione in cui ci interroghiamo, e lo fanno tutti nel mondo, lo fa anche il nostro ministero, cioè ci interroghiamo sulla validità della scuola così come la conosciamo, e ci interroghiamo sulla possibilità di attivare percorsi, modalità, attività alternative. La stanza di febbraio di Polyreading è dedicata a questo, e nello spirito di Polyreading, che è quello di portare in Italia qualche informazione che viene dal panorama internazionale, presenteremo il caso di due scuole molto particolari. La prima è la Alt School, una serie di scuole create in America da un ex dipendente di Google che, andando in caccia di un asilo e così per il proprio figlio, è insoddisfatto di quello che vedeva, ha ideato una nuova tipologia di scuola che poi ha effettivamente fondato e ha cominciato a diffondere. In questo momento non so se siano arrivati a una decina di scuole di questo tipo, ma nel momento in cui l'articolo è stato scritto, che qualche mese fa, eravamo a 10 scuole di questo tipo. Scuole molto innovative, scuole con un grande spazio per la tecnologia, come dicevamo prima, ma anche con un approccio completamente diverso. I docenti sono al centro della scuola, non c'è un dirigente scolastico, non c'è un'amministrazione scolastica, per cui le scuole sono gestite in una modalità aziendale, e al centro, ultimo ma non ultimo, c'è l'apprendente, c'è lo studente. Nel caso delle alt school, uno studente molto giovane per ora, perché vanno dalla scuola dell'infanzia a quello che in Italia è la quinta elementare. La seconda scuola che presentiamo è la Florida Virtual School, che è una scuola completamente virtuale, una scuola completamente online, che è una scuola statale, che copre le necessità di chi, come per esempio ragazzini che sono in un percorso di agonismo atletico, non può andare a scuola o sceglie di non andare a scuola. Non solo questi studenti vengono serviti dalla Florida Virtual School, ma anche studenti che per qualche motivo devono frequentare in maniera virtuale un anno della loro vita, quel livello scolastico, oppure per recuperare materie in cui sono in difficoltà. Essendo la Florida Virtual School completamente online, è dotata di corsi online che si possono prendere quando si preferisce e di tutor che più o meno in qualsiasi momento, ecco, diciamo, non proprio qualsiasi, ma all'incirca sì, supportare chi sta imparando. Quindi ecco, vogliamo portare alla vostra attenzione questi due esempi, non sono gli unici, ma speriamo che vi incuriosiscano e vi dicano che sì, in effetti si può tentare di fare diversamente, con pro e con contro, discutendo quello che piace e quello che non piace, ma si può immaginare qualcosa di diverso.